Un saluto a tutti i lettori di HT Blog, nuovamente ritrovati con HTC in Italia. Dopo tanto tempo ritorna in modo importante con un evento per la stampa decisamente atipico, ma non per questo di secondo tono, ma decisamente di rilievo, in una location insolita che sarà un futuro polo tecnologico di rilievo in Europa e ovviamente in Italia, insieme a Luca Cecconi di HTC Italia con HTC One. HTC One è il nuovo device di punta del produttore che ha delle caratteristiche, possiamo dire, rivoluzionarie rispetto ai concorrenti. Ce ne vuoi parlare? Sì, esatto. Salve a tutti. Con HTC One intendiamo appunto rivoluzionare l'esperienza utente sullo smartphone, prima di tutto attraverso l'entry point del telefono, che è l'home screen. Come vedete, l'home screen del terminale è un live stream di contenuti che si aggiornano in modo automatico, che potete andare a selezionare personalmente, testate giornalistiche, social network, altri servizi presenti sul terminale, oppure argomenti di conversazione di interesse. Ovviamente attraverso HTC One e l'interfaccia BlinkFeed andare anche a postare direttamente sui social network. Questo vi consente, diciamo, di avere a portata di mano i contenuti di vostro interesse sempre aggiornati, senza dover entrare in nessuna applicazione. Dunque, un nuovo approccio proprio appena si prende in mano il telefono per un'esperienza, diciamo, sociale a 360 gradi, sia per i social network che per le informazioni. Durante la presentazione abbiamo però visto anche una rivoluzione sia nel nome che nei fatti per la fotocamera, la Ultra Pixel. Ce la puoi un po' spiegare, perché non è forse ben chiaro a tutti che cos'è questo nuovo concetto di Ultra Pixel? Sì, abbiamo voluto sfatare il mito che del la quantità di pixel fa la qualità della fotocamera, ma ciò che conta davvero è la dimensione del pixel, e per questo abbiamo creato su HTC One una fotocamera con tecnologia proprietaria e innovativa che si chiama appunto Ultra Pixel. E questo ci consente di andare a ridefinire completamente l'esperienza utente della fotocamera, grazie anche a HTC Zoe, che rende il nostro terminale sostanzialmente la galleria, una live gallery. E oltre ai piccoli video, una caratteristica che abbiamo visto molto importante è il discorso della luce, giusto? Che grazie all'obiettivo molto grande ci permette di catturare immagini anche in condizioni di luce abbastanza precaria. Sì, esatto, la dimensione dei pixel, che è di 2 micron, rende possibile catturare il 300% di luce in più rispetto ai sensori tradizionali, e consente quindi di realizzare l'apertura f2.0, le lenti 28 mm, di realizzare delle foto in scarse condizioni di luminosità davvero straordinarie, comunque chiare e nitide. Perfetto, quello che hai in mano, vediamo, è il terminale in versione silver, decisamente molto bello, ma abbiamo visto un po' sul sito, un po' nelle presentazioni in cui siamo stati e anche gli utenti hanno visto, che HTC ha pensato il One anche in versione nera. Per l'Italia arriverà anche in questa colorazione o al momento è prevista soltanto questa versione? No, al lancio è prevista solamente la versione silver white, che credo renda al meglio il design del terminale, un monoscocca in alluminio, sottilissimo, grazie anche a questo profilo curvo che ci ricorda un po' la linea dell'orizzonte, e raggiunge un spessore di 4 mm ai bordi, una finitura eccellente, senza soluzioni di continuità, e integra perfettamente anche lo schermo nel corpo del telefono, e appunto un terminale completamente in alluminio satinato. Concordiamo nel dire che la versione silver è quella più bella, avendo visto anche quella nera siamo d'accordo su questa scelta di colorazione, e ti domandiamo in ultima analisi, HTC è tornata forte come marchio in Italia, dove forse prima era non era tanto presente a livello di stampa e di eventi particolari, e sembra
aver cambiato marcia anche da un punto di vista del marketing. Abbiamo visto delle sponsorizzazioni calcistiche ultimamente in alcuni eventi, appunto in partite, e in futuro HTC ha intenzione di spingere ancora forte il brand One, o ci saranno altri brand, altri nomi che entreranno nel portafoglio HTC Android e non? Il nostro, per noi la serie One è la serie di punta del nostro portafoglio, e come sapete, insomma, HTC è sempre stata concentrata sulla una fascia medio-alta di terminali. Ovviamente non mancheranno, diciamo, dei terminali entry level di fascia medio-bassa, ma per noi l'innovazione e la rivoluzione nella user experience, nell'utilizzo di un terminale mobile, passa attraverso la serie One. Ringraziamo dunque Luca Cecconi di HTC Italia, un saluto a tutti i lettori di HD Blog dalla Nuvola qui di Roma con i caschi HTC. Adesso non ci resta che andare a provare il nuovo HTC One.